7.40, Humanity One attracca alla banchina di riva del porto di Ortona. La nave ONG tedesca ha viaggiato per 2 giorni, proviene dalle coste libiche dove ha tratto in salvo 106 migranti. Sono quasi tutti uomini, ma ci sono anche 11 minori e 8 donne, di cui una incinta. I primi e unici a salire a bordo sono i sanitari per un primo approccio con i migranti, quindi lo sbarco. Ogni singolo migrante che sale sulla passerella è accompagnato da un applauso di chi è pronto a prestare loro le prime attenzioni. Ad accoglierli l'ormai articolata macchina organizzativa, ovvero Croce Rossa, Guardia Costiera, Protezione Civile e Forze dell'Ordine. A coordinare le operazioni la Prefettura di Chieti. Sentiamo il viceprefetto Gianluca Braga. Si tratta appunto del nono sbarco di un ONG che interessa il porto di Ortona, il terzo del 2024, per cui ormai abbiamo messo in campo un meccanismo ben oliato di procedure atte a realizzare tutte le operazioni post sbarco, per poi destinare i migranti presso i rispettivi centri di accoglienza. Completate le operazioni di sbarco, avviene il trasferimento in una struttura allestita nella zona artigianale di Ortona, ancora Braga. In un'area messa a disposizione dal Comune di Ortona e che costituisce un mini hub per lo svolgimento di tutte le operazioni sia di tipo sanitario, quindi visite mediche individuali, per una situazione di ristoro e di accoglienza dei migranti e per tutte le operazioni di natura amministrativa e di polizia. Da dove arrivano i migranti? I migranti arrivano da varie provenienze, varie nazionalità. I due gruppi più rappresentati sono i bengalesi e i siriani, più varie altre nazionalità presenti in misura minore. Dopo qualche giorno trascorso nel hub ortonese, 45 migranti, minori e i soggetti più fragili rimarranno in Abruzzo ospiti di altre strutture. 31 saranno trasferiti nelle Marche e 30 in Basilicata.